Sono volontario di Croce Rossa, quindi sono abituato a girare in mezzo a tante persone di qualsiasi tipo, in tanti paesi. Anche sono venuto giù anche a Bari per servizio, quindi io, negli ospedali, quindi giro l'Italia. E vedo che questo borgo qua è bellissimo, proprio storico, che ti dà questa impressione di antico e di significato, come si dice, che parla da solo. E questo io adesso sto cercando piano piano di appurarlo, di informarmi di tante belle, diciamo, di quante belle storie che racconterà. Sto qui una settimana, spero che basti, ma non credo, perché qui la storia è molto più lunga. Tutto. È mezz'ora che siamo qua, Da dove venite? da Ferrara. Da Ferrara. Che cosa vi è piaciuto di questo paese? Subito tutte le strade, però con un particolare. Che dove giri l'angolo trovi delle macchine che occultano le bellezze storiche e diciamo così proprio la bellezza di quello che è il significato di La questo paese, la caratteristica. caratteristica antica e che parla da sola. Questo. Quindi lei che cosa consiglierebbe al nuovo Che sindaco? diciamo Meno macchine. eliminasse un po' di macchine da queste viuzze strette, da queste bellezze che praticamente vengono occultate, che il turista non riesce a fotografare, non riesce a ricordarlo per dire che bel palazzo, che bel monumento, che bella strada, che bel. Però Non mi sa riesce, che gli abitanti non siano d'accordo, perché però. no, ci Perché sono. c'è una macchina che hanno nei facci questa macchina a livello di ricordo? Niente. Quindi rinuncio a fotografare. Lei il signor Giancarlo. Giancarlo e la signora? Enrichetta.